questo Sì, meeting del infatti, volontariato. prima che si possa arrivare al quinto caffè, beh, molto, Esatto. molto velocemente a questo punto. Sì. Innanzitutto la continuità, perché come avete detto siamo alla 14ª edizione e già questo è il segno comunque di un'iniziativa che si ripete. Naturalmente nel ripetersi si rinnova. Quest'anno abbiamo insistito ancora di più sui laboratori aperti ai volontari, agli aspiranti volontari e al mondo della scuola. E i laboratori hanno un, io credo siano di un certo spessore rispetto all'offerta proprio, perché andiamo dai laboratori organizzati dall'associazione Grafite, quindi si continua il discorso sul fumetto e il volontariato, l'intervento delle edizioni La Meridiana, che ci parleranno di non violenza e pace, e in questo momento ce n'è tanto Vero. bisogno, e poi il nuovo Fantarca con le storie animate sconfinate. Laboratorio di Cinzia Ponticelli, l'Ethnic Cook, e poi abbiamo diciamo, delle esperienze particolarmente importanti come quella di Cesare Mareno, presidente dell'Associazione Maestri di Strada, Cristian Di Domenico, con lo spettacolo Mio Fratello Rincordino Savi, e questo è soltanto il programma di questa mattina. Sì, sono tantissimi appuntamenti. Tra l'altro ricordiamo anche un'altra cosa, direttore, e questo lo facciamo a beneficio soprattutto dei più piccoli, anche se ci sono tanti adulti tipo me che impazzirebbero solo alla vista di questi robottoni che questa mattina gireranno per il Redentore, un altro regalo del CSV San Nicola per i più piccoli. Sì, è proprio l'idea della contaminazione, partendo dal presupposto, chi l'ha detto che il volontariato deve essere Esatto. confinato in un'area, magari quella diciamo più in cui si vede il volto più triste del volontariato. Il volontariato è anche quando fa delle cose importanti, anche quando fa delle cose a fianco a chi soffre nelle aree di particolare disagio. Il volontariato ha sempre, come dire, una creatività, ha sempre una voglia di pronunciare qualcosa che permette appunto di andare oltre, che poi è un po' E tra l'altro il possiamo dirlo, il leitmotiv della volontariato è nostra bello, cioè non è manifestazione. una cosa che uno pensa è volontariato, è una cosa. Invece il volontariato è una cosa bellissima, cioè significa veramente mettere a disposizione proprio le proprie competenze, le proprie capacità a disposizione degli altri e facendolo sempre con il sorriso, che questa è la cosa più bella. Ma assolutamente, perché per prendersi cura degli altri, quindi per prendersi cura anche di se stessi, bisogna avere tanta forza e non lo si può fare se si è convinti di essere in una parte relegata della storia o della comunità. Lo dicevamo prima, direttore, prima insomma, di riuscire a collegarci, questo meeting, questi 4 giorni si svolgeranno tra l'Istituto Redentore e tra lo spazio Miura, una sorta anche di scelta simbolica, immagino, per unire centro e periferie, lei prima lo stava accennando. Ma certamente simbolica, innanzitutto la scelta del Redentore ha un significato chiaro, lavorare all'interno di una periferia dove però c'è già un attivismo, c'è già un protagonismo in questo caso di tutto quello che c'è attorno al mondo del Redentore è per noi un modo di essere dentro, quindi di calarci dentro le questioni. E da lì poi ci sposteremo 3-4 spazio Mirà e con le casette sulla muraglia, perché in qualche modo vogliamo poi riportare il volontariato al centro della città, quindi al cuore della nostra città, ma anche in questo caso simbolicamente è al centro dell'interesse. Ha detto bene sulla muraglia perché le 30 casette bianche saranno dedicate in questo weekend proprio alle associazioni che potranno in questo modo esporre tutto il materiale, ma perché no anche informare sulle loro attività. Allora arriviamo al 3 al 4, direttore, siamo praticamente in chiusura, tanti altri appuntamenti importanti, ovviamente l'inaugurazione alle 9:30 sabato mattina e poi si susseguiranno tantissimi incontri, ne cito uno su tutti, quello con Gemma Calabresi Milite, lo ricordo ai nostri ascoltatori, vedova del commissario Calabresi uccisa in un attentato durante gli anni di piombo, ma ce ne sono davvero tanti altri. Beh sì, innanzitutto una cosa che riguarda direttamente anche voi, il mondo dei mass media, ed Esatto. è l'incontro, quello del pomeriggio del 4, che tra l'altro farà seguito a un video, sarà preceduto da un video originale, da un documentario proprio sul volontariato, una produzione originale del centro col regista Mauro Mogeri, il docufilm Prima Dov'ero. E poi appunto il dibattito, cosa c'è oltre notizia, e in questo caso proveremo a dialogare con i direttori delle maggiori testate giornalistiche baresi attorno al tema proprio di questo volontariato e di questa comunità che non può più nemmeno scegliere, cioè che non si trova di fronte ad una scelta su come migliorare, ma che deve assolutamente provare a migliorare il mondo in cui viviamo.
E poi la grande chiusura con lo spettacolo di Renato Ciardo. Insomma, volontariato, si ride anche tutti insieme, può essere anche davvero un momento di allegria. E allora vi ricordo che il programma è consultabile non soltanto sulla pagina Facebook del CSV San Nicola, ma ovviamente anche sul sito. Potete scaricarlo così per non perdervi alcun appuntamento. Noi siamo in chiusura, grazie al direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, Alessandro Cobianchi. Grazie mille, direttore, per la sua disponibilità. Grazie a voi, buona giornata, buon caffè. Buona giornata anche a lei.